Ciao, benvenuti in Italia. Mi chiamo Anna Isabel. Sono manager dell'agenzia di viaggi Cielo Blu. Oggi faremo un viaggio attraverso delle regioni più interessanti per farti viaggiare con noi. Benvenuti in Campania. Parleremo della cultura, della gastronomia e dei siti turistici che possiede. La regione ha una popolazione di 5 milioni di abitanti. Situada nella parte meridionale d'Italia, la mitezza del suo clima, la bellezza delle sue coste, la ricchezza di arte e storia e il suo amore per la cucina fanno del Campania una terra da scoprire. La Campania è una regione famosa per i suoi golfi. Gaeta, Pozzuoli, Napoli, Salerno e Policastro e sue tre isole principali del Golfo di Napoli, Capri, Ischia e Procida. La costiera amalfitana situata nella penisola sorrentina e tutti i comuni che la compongono sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. In Spagna ci sono quattro lingue principali. La lingua napoletana parlata nel territorio napoletano e in gran parte della regione. Il dialetto cilentano parlato nel Cilento. Il brentano parlato nel Sannio. L'irpino parlato in Irpino. La Campania è ricca di cultura, soprattutto per quanto riguarda la gastronomia, la musica, l'architettura, i siti archeologici e antichi come Pompei, Ercolano e Pestum. In Campania ci sono molti tipi di pasta e di pizza che sono i pasti principali della regione e di tutta Italia. Gragnano è la città della pasta e la pizza margherita è la più conosciuta del mondo, originaria di Napoli. Il cibo italiano è una rappresentazione alla cultura con il tricolore della bandiera italiana, formato dai suoi ingredienti, il pomodoro, il formaggio e le erbe. Benvenuto a Lazio! Lazio è un centro storico e geografico d'Italia. Ha molto antiche attrazioni, principalmente legato alla città di Roma. Il territorio si caratterizza per la sua natura così ricca e per i suoi luoghi agricoli dedicati alla coltivazione della vite e dell'ulivo. Ma il centro è a Roma, con i suoi palazzi, i musei, il Vaticano e le aree archeologiche come il Colosseo. Ciao ragazzi, signore e signore, io vi presento l'arte e la cultura della regione Lazio, arte del Lazio, ai molti musei. Tra loro ci sono i musei Castello di San Angelo, Panteone di Roma, Museo Borghese, opere di arte a Lazio, ci sono i Pigli di Caravaggio, Fontana dei Quattro Fiumi, Estasi di Santa Teresa de Urbino e Museo de Michelangelo. Feste e tradizioni. Nel Lazio si festeggia la Bufana, Vigilia del Capodanno, Settimana Santa. Il Lazio ha molta arte e feste. Se vuoi saperne più, visitateci. La gastronomia laziale è rappresentata in gran parte di quella romana e ha diversi piatti come suppli di riso, bruschette, risotto alla romana, carciofi alla romana, coda alla bacinara. Alcune località turistiche che si possono trovare nel Lazio sono il Colosseo, il Teatro di Marcello, Piazza Navona, Castel Sant'Angelo. Benvenuti alla regione toscana con il capoluogo di Firenze, la culla del Rinascimento e la città di Dante Alighieri e la famiglia Medici. I turisti possono godere di luoghi famosi come il ponte più antico della città, Ponte Vecchio, la Galleria degli Uffizi, il David di Michelangelo e la Galleria dell'Accademia e l'elegante e famosa cattedrale Santa Maria del Fiore. Il territorio della regione toscana è variegato, con un clima molto caldo e perfetto per godersi un viaggio indimenticabile. In Toscana, sei siti sono stati designati Patrimonio dell'Umanità: il Centro Storico di Firenze, il Centro Storico di Siena, Piazza Duomo a Pisa, il Centro Storico di San Gimignano, il Centro Storico di Pienza e la Val d'Orgia. Un interessante evento chiamato Estate Fiorentina si svolge a Firenze a settembre e l'ultimo venerdì di settembre inizia la Fiesta dell'Artigianato, che dura 7 giorni e si celebra nella Piazza Grande.
in Toscana si possono gustare piatti esquisiti. Lampredotto, receta steam pirotina, si tratta di un pollino farano con lampredotto e viene aguido o hilo picante o salsa verde, bastarda di lasagna. Una receta tipica, pasta de famoso di grado, en cuadrati irregular di farina di grado facine e coperche di salsa son sansuna. Simplemente con oído de oliva, pepe o perecino o puro con pesetes, saltata, poride o pomadora. Ciao, ahora parliamo un po' di cultura e arte in questa regione. La Lombardia è piena di bellissimi scenari architettonici, dal religioso come il Duomo di Milano e alla Cattedrale di Santa Maria Maggiore, fino a magici castelli come il Castello degli Sforza, costruito nel 1368, il Castel Grumello o il Castello di San Giorgio, dove nella torre nord-est possiamo apprezzare la Camera Pitta. Non preoccuparti per il cibo. Voi puoi godere di piatti tipici pieni di sapore e storia in Lombardia, come il risotto giallo alla milanese, una cotoletta originale, un modekill o una casuela, e poi un dolce come la polenta o il famoso torroni. La nostra regione è Sicilia. Tra le sue caratteristiche principali troviamo che è l'isola più grande d'Italia, è uno degli gioielli del sud Italia per la sua storia, natura e tradizioni. Il suo capoluogo è la provincia di Lipari. Come spiccano i suoi principali luoghi turistici evidenziano quanto sì. L'arcipelago di Lipari, il vulcano Etna, le terme di Sciacca e le famose stupe di San Calogero. In termini di cultura, la Sicilia è attraente per i resti archeologici che raccontano le sue antiche origini. Anche ai templi sedimenti di Siracusa, il teatro del Cormano di Taormina e le cattedrali di Palermo. Per godere delle tradizioni, visitare a Cirelai, che ha uno spettacolo d'opera di Pupi, teatro delle marionette siciliani, che racconta la storia di Orlando Furioso. Il cibo siciliano ha una grande varietà, tra le più importanti sono la parmigiana, il couscous alla trapanese, i pasti con sardine e le polpette. Nella pasticceria abbiamo la ricotta e la pasta di mandorle. Finalmente, prendere in considerazione che l'olio extravergine di oliva, le arance insanguinate, le uve di Canicattì e i pomodori di Pachino sono prodotti che fanno della Sicilia una regina della dieta mediterranea. Hey! Ora parliamo un po' della bella provincia di Veneto. Il capoluogo di questa provincia è Venezia, ma altra città abbastanza conosciuta è Verona. Verona è la città del famoso libro Romeo e Giulietta. Alcuni siti turistici in questa regione, in questa provincia, sono il Lago di Garza e il Gran Canale di Venezia. Venezia è la capitale della regione di Veneto e questa città è la protagonista di molte opere di artisti di tutto il mondo, come il libro Morte a Venezia dello scrittore tedesco Thomas Mann. Il direttore italiano Luchino Visconti ha una versione del libro che è adesso un classico del cinema italiano. Anche a Venezia si presenta la Biennale di Venezia, il più antico festival di cinema del mondo. La maggior parte delle persone in questa regione parla italiano standard, tuttavia vi è l'uso della lingua veneta classificata come romanticismo italo-occidentale. Ospita una delle università più antiche del mondo, che è l'Università di Padova. In Veneto ci sono diversi siti patrimonio mondiale dell'UNESCO, come l'Orto Botanico di Padova, uno dei più antichi del mondo, Verona, Vincenza e le Ville, Palladiani, Venezia e sua laguna e le Dolomiti. La cucina veneta è tradizionale e semplice. Si basa su prodotti come pesce, verdure e carne, una grande varietà di risotti e una piccola influenza orientale nell'uso della spezia. Ma se c'è qualcosa di tipico e divertente da mangiare a Venezia, è la ruta delle ombre e dei cicchetti. I cicchetti sono la risposta veneta alle tapes e pinci.
per provarli non vi resta che cercare il bar, i bar tipici di Venezia, sedervi al bar e scegliere uno dei tanti cicchetti che ci sono. Aspettiamo che voi motivare a fare questa meravigliosa esperienza con l'agenzia di viaggi Cielo Blu, Italia.